Buonasera, telespettatori. Siamo a qualche giorno dalla presentazione ufficiale delle liste per le elezioni del prossimo febbraio e assistiamo in questi giorni ad una sarabanda, ad una girandola di nomi che sono pronti per essere inseriti nelle liste. A una frammentazione dunque e polverizzazione del sistema politico. Ma d'altronde, l'avevamo già sottolineato a più riprese, questo sistema elettorale etichettato come Porcellum ha questo effetto deleterio, anche altri, che sottolineeremo presto. E infatti il sistema elettorale, come dire, sta creando già un patema d'animo di questa vigilia della campagna elettorale, con un'incertezza che aleggia sul risultato al Senato, perché i sondaggi danno una sicura, almeno per il momento, vittoria della coalizione di centrosinistra alla Camera, dove voi sapete per un voto in più si ottiene il 55% dei deputati, invece c'è una incertezza e la possibilità di un pareggio al Senato, perché il sistema elettorale al Senato è differenziato rispetto alla Camera e il premio di maggioranza si va a quantificare a livello regionale, quindi per singole regioni la coalizione che vince in quella regione ottiene il premio di maggioranza. Una condizione che porterebbe, come dire, le due coalizioni principali, ma anche il terzo polo intorno a Monti a giocare la partita su tre regioni che sono considerate regioni strategiche su cui si combinerà il risultato finale. Sono la Lombardia, la Campania, il Veneto e la Sicilia. Se ci dovesse essere il pareggio come avvenne nel 2006, ricordate con Prodi, che per soli due voti, quindi con una vittoria di misura per soli due voti, ottenne la maggioranza al Senato e dovette andare avanti e quindi essere sostenuto dal voto, come dire, fondamentale e necessario dei senatori a vita che puntellarono la maggioranza in quella fase. Nel 2006, quando nacque il Porcellum e fu ideato da Calderoli, aveva come una luciferina proprio idea di azzoppare la corsa scontata di Prodi in quella campagna elettorale verso la vittoria e verso quindi Palazzo Chigi. E si costruì questo sistema differenziato, come dicevo, che proprio creò una vittoria a metà. Questo spettro di una vittoria dimezzata aleggia ancora in questa campagna elettorale. E se dovesse finire con il pareggio a mordersi le mani, deve essere proprio Bersani, quale annicchiato nel cambio della legge elettorale, invece doveva fare le barricate in Parlamento per cambiare questa vituperata legge elettorale che non solo crea un meccanismo infernale per il Senato, ma che crea anche un meccanismo perverso nella selezione della classe dirigente, perché voi sapete, noi ci troviamo di fronte a un governo di nominati e non a un governo di eletti, perché è sull'ordine di presentazione della lista che si determina poi l'elezione dei parlamentari. A questa deficienza enorme del sistema, il PD ha posto riparo con un meccanismo democratico delle cosiddette primarie, chiedo scusa, delle primarie, che si sono svolte il 29 di dicembre. E per la selezione proprio dei parlamentari da candidare nelle liste. Bene, però se le primarie hanno avuto un effetto positivo per quanto riguarda la scelta del leader, quindi
quelle che hanno costruito la contrapposizione tra il segretario del PD Bersani e il candidato che lo ha sfidato, Renzi, sono state meno incisive per quanto riguarda la scelta dei candidati, molto più legate agli apparati, con una coda velenosa, ma anche con un finale incerto, che ha fatto sì che nella testa di lista si affermassero personaggi che si erano sottratti alla competizione delle primarie e che invece sono stati scelti e imposti dalla segreteria nazionale. Sono quelli che, come dire, un po' come fanno i portoghesi, sono saliti sul pullman, hanno preso i primi posti senza pagare il biglietto. E mi sembra che questo sia una nota non positiva che aumenta il grado di difficoltà della politica, anche se le nomi scelti hanno una loro autorevolezza, hanno una loro autorevolezza. Ma diciamo che oltre al Porcellum, che sicuramente, quindi al sistema elettorale che sicuramente influenzerà questa campagna elettorale, c'è un altro elemento della vigilia da non sottovalutare che sta condizionando anche la composizione delle liste. Voi vi ricordate che il governo e poi anche il Parlamento doveva costruire un percorso di liste pulite, quindi c'è stato un dibattito enorme. Alla fine il governo ha presentato un decreto legge sulla cosiddetta legge per le liste pulite. Ma questo decreto legge è stato annacquato alla fine e quindi come dire, non ha creato imbarazzo ulteriore che avrebbe come dire, consentito di non candidare moltissime persone che sono in attesa di giudizio o sulle quali pendono giudizi penali, tra cui anche il leader del centrodestra Silvio Berlusconi. E quindi ritorneranno in Parlamento molti, molti inquisiti. Vedete, il problema della moralità della politica è tema centrale, su cui non si può ricostruire un paese nuovo e moderno, quella che viene chiamata anche la purificazione della politica, se non c'è una purificazione della rappresentanza in modo chiaro, netto, imprescindibile. E invece in Parlamento ritorneranno molti inquisiti. Allora la questione morale è questione centrale, ma la questione morale è soprattutto il recupero di una eticità della politica, che significa sani comportamenti, che significa soprattutto, come dire, lavorare per il bene comune, questa parola che è usata e abusata, ma che non viene invece ridotta a quella che è l'essenza, cioè uno lavora per la politica al servizio degli altri e non per se stesso. Eppure anche questa volta, neanche nelle liste del PD ci sono persone che continuano ad usare la politica come un fatto personale, una carriera personale, che non hanno mestiere. Perché la prima cosa che ci dobbiamo interrogare quando vediamo un candidato, che cosa è questo nella vita, a prescindere dal fatto che fa politica? Che cosa ha costruito professionalmente nella sua vita? Capisco che si può fare una scelta di un disoccupato, la scelta di un cassa integrato nella lista e farlo eleggere anche deputato perché può portare in Parlamento un'istanza, ma dobbiamo diffidare da chi, anche avendo giovane età, ha solo fatto politica e non ha mai avuto, come dire, da mostrare sul proprio biglietto da visita la propria professione, le proprie attitudini, i propri talenti. Eppure
quella che doveva essere il rinnovamento non è tale anche in questa campagna elettorale. Ma, come dire, se vogliamo ricostruire la politica dobbiamo ricostruirla dalle fondamenta, guardando soprattutto all'impegno che deve essere un impegno necessario e al servizio della collettività. E questo il tema essenziale, quello della moralità che deve accompagnare almeno la fase iniziale di preparazione delle liste, dove ancora c'è qualche ora di tempo e qualche giorno utile per anche rinsavire. Noi controlleremo queste cose, ma accompagneremo anche la campagna elettorale con un dibattito sui temi e sulle emergenze che ci sono in Irpinia, nel Mezzogiorno e nel resto del Paese, perché da cittadini attivi, quali ci riteniamo, dobbiamo dare un contributo affinché la politica possa fare un passo in avanti e non sia solo la politica della casta, ma sia la politica del popolo che sa anche suggerire e partecipare ai grandi eventi. Noi con il nostro piccolo faremo questo durante la campagna elettorale. Buonasera telespettatori.